Bentornati a Moscow Diaries. Questo davanti a me è il Vedenha, che è il centro espositivo panrusso. Ma oggi non parliamo di questo, e a dire il vero non parliamo neanche di Mosca. Oggi parliamo di relax e benessere e ci spostiamo a Plios, una città vicino a Mosca, e ci andiamo con questo enorme, gigantesco bus che ho appena scoperto essere solo per me e mia moglie. Allora, sono appena tornato da 3 settimane di lavoro in Islanda e mi sono appena ricongiunto, solo 3 ore fa, alla mia amata dolce metà. Ciao, cari! E stiamo andando a Plios. Plios è una città che sta a 400 km da Mosca, dove c'è una grossa casa di cura e benessere, che ha proposto a Sati una vacanza di un paio di giorni con me. Ora, 2 mesi fa, quando ci hanno proposto questa cosa, ci siamo guardati e ci siamo detti: vale davvero la pena? Cioè, sono 6 ore di macchina, bisogna farsi tutto questo sbattimento solo per 2 giorni. E loro ci hanno detto: no, no, ma non vi preoccupate, vi mandiamo una navetta. La navetta che abbiamo a disposizione è così composta: tavolino da riunione con 2 prese 220 e cestino di frutta a volontà, sedili giganteschi per amici immaginari, televisore per vedere dei film e a tal proposito selezione di DVD, tra cui mi permetto di segnalare la Gold Collection di Adriano Celentano, area cucina con lavello, macchina del tè, macchina del caffè, frigo, forno, microonde. E poi, voglio dire, può capitare che uno possa essere stanco, no? E che fai? Non ti metti a dormire in questo meraviglioso, comodissimo letto con tanto di aria condizionata? Doppia stanza nel caso facessi arrabbiare la moglie, ma soprattutto c'è il bagno, che non è uno di quei cessetti streminziti che si trovano nei pullman Gran Turismo. È un bagno gigantesco dove io posso tranquillamente girare, salutare, ciao ciao ciao, e che ha persino la doccia. Allora, siete un pubblico di adulti, è inutile che ci giriamo intorno, è 3 settimane che non ci vediamo. It's heavy. So guys, close your eyes. It's heavy. Ma invece no, io sono uno stacanovista e quindi io mi metto qua perché devo lavorare per voi. Tra l'altro sto montando un video sulle caverne di ghiaccio in Islanda che a quest'ora probabilmente avrete già visto. Anche perché vi dico la verità, per me è strano ricevere questo tipo di servizio così esagerato. Cioè, voi su YouTube mi avete conosciuto come quello che mangiava le scatolette di tonno andando a Capo Nord. Ecco, l'unica cosa che è cambiata da allora è che mangio le scatolette di fagioli perché sono diventato vegetariano, ma per il resto sono sempre la stessa persona. Quindi, anziché approfittare di tutto questo bellissimo ben di Dio, io opto per il baracchino con la pizza avanzata dal pranzo che mi porto da casa, e proprio per esagerare mi concederò un mandarino e basta. Ok, lo ammetto, non ho saputo resistere, ho dovuto assolutamente mettere il DVD di Celentano perché devo farvi vedere una cosa molto particolare dei film italiani in Russia, ed è il doppiaggio. State a vedere. La temperatura sta volendo 33 gradi Celsius, oggi 28. L'arrivo previsto per il 16, stavamo примерно через. Perché? A 10 volte. Для нашей спальни, если купить тёмный мебель, светлый коврик будет очень хорошо смотреться. Le caratteristiche essenziali di un doppiaggio russo sono due. Uno, i doppiatori hanno una voce tremendamente apatica e sotto si sente ancora l'audio originale. E due, i maschi hanno lo stesso doppiatore, le femmine hanno lo stesso doppiatore, per cui quando due uomini parlano tra di loro quasi non si distingue che sono due voci diverse. Una volta in estate abbiamo visto La vita è bella col doppiaggio in russo, e avete presente quando Benigni fa: buongiorno principessa! How does the Russian overdub? Grazie, princesa. Tu vedi Benigni con questo sorriso a 45 denti e il doppiatore: grazie, princesa. Why are you so cold outside? You're warm inside, but cold. Because of our nature, because of story, all these wars, and we have so little sunny days. Sì, che non c'è mai il sole, allora sono tristi. Anyway, è così. Paese che vai, usanza che trovi. In sostanza, io e Sati passeremo i prossimi giorni qui a Villa Plios, che è un nuovissimo complesso creato per la cura del corpo, del benessere, fitness, cibo sano, viver sano, eccetera eccetera. Ora, premetto che io non vengo assolutamente pagato per fare questo video, che non vuole essere una recensione. Di fatto a loro di me non gliene frega niente, loro hanno chiamato mia moglie e io diciamo che sono un effetto collaterale, o meglio un parassita. Ecco, sì, sono un parassita, vengo qui a scrocco, ma questo non
mi vieta di fare un bellissimo Moscow Diaries. Quindi adesso vi faccio vedere dove stiamo e che cosa facciamo. Allora, a me durante il viaggio è venuto un piccolo sospetto, cioè se la navetta era così, allora com'è effettivamente il posto? Tanto per cominciare, la stanza. La stanza è una cosa veramente allucinante, cioè è grossa, sarà 40 metri quadri solo. Qua da queste parti immagino ci deve essere il bagno, qua non ci sono ancora venuto. E questo è l'antibagno, che per dire nell'antibagno c'è la sauna o bagno turco, non so, penso che sicuramente farà entrambi, credo. E poi c'è il bagno, che solo il bagno è grosso, burros. Ma perché devono fare così grossi, tra l'altro? Non è che uno deve giocarci a calcio in bagno. Qui è tutto tecnologico, per dire, le luci si accendono non con un volgarissimo interruttore da mentecatti, ma con questa roba touch. Tu sfiori col dito e si spegne tutto, risfiori tre volte perché ovviamente alla prima non te lo prende mai e si riaccende. Un modo molto più intelligente di gestire le luci nel nostro appartamento è questo prodigio della tecnica, che ti fa vedere la mappa dell'appartamento con tutte le lucine e io posso decidere quali accendere e quali spegnere. Per esempio, voglio spegnere la luce qui in casa mia, la spengo, voglio spegnere anche questa qua, la spengo. La cosa più divertente di tutte è quando Sati è in bagno. Amore, sì! Mi incazza tantissimo. L'unica cosa che non capisco è quest'altro tasto qua, che non so cosa faccia, ma... Se, vabbè, chiude le persiane. Che stupido. You're like a kid. Stop. Can you please? I never had something like Can this. Can you please stop to nervous me? It's funny. All off, all on. Sleep. Ah, sleep with our abajur. Morning. All off, all on. Off, on. Off, on. Stop! Giunto al secondo giorno di prigione dorata, sono riuscito a capire l'esatta natura di questo posto. Cioè, c'è un ricco possidente francese che si chiama Pascal e che aveva questo terreno di appena appena 60 ettari dove voleva costruirsi una casa. Ecco, questa che vedete qui intorno a me doveva essere casa sua. Poi mentre costruiva casa ha detto: ma perché invece di fare una casa per me non faccio un grosso complesso, no? E così è nata Villa Plios, che è sostanzialmente una via di mezzo tra un hotel, un resort e un centro benessere, dove sostanzialmente tu arrivi, ti danno la tua stanza, dove tutto quanto è improntato allo svacco più assoluto a partire dai minimi dettagli. Miracolo! Questa roba può salvare qualunque relazione. Cioè, pensate quanti liti in meno se tutti avessimo sto dispositivo. Poi ti portano a testare le tue condizioni fisiche. Come Fantozzi quando va alla clinica dimagrante, no? È presente? 11! 182! Ora devo fare il test da sforzo. Denise, che tu? Si chiama Denise, in Italia non è un nome da uomo, però pazienza. Dopo averti controllato ti mandano dal dietologo che decide che cosa mangi nei giorni successivi, il che significa che ogni volta che vai a pranzo e cena non devi neanche pensare a ordinare cosa mangiare, perché ci ha già pensato la dietologa che ti ha fatto il menù per colazione, pranzo e cena per tutti i giorni in cui stai qua. Allora, il test è andato tutto quanto benissimo, nel senso che ho il 12% di massa grassa e l'80% di massa muscolare, e il tutto confermato dal test da sforzo che è andato una meraviglia. Questo è uno dei tanti benefici di essere vegetariano, che il tuo corpo funziona veramente da paura, ma non solo quello, ce ne sono anche tanti altri. Ad ogni modo è ora della colazione, siccome qua è un centro per la salute, il benessere, tutto quanto, cioè non è che si mangiano i croissant con la crema, quelle belle cose da colazione italiana, no? Qua la colazione è grechka con verdure. Ora, a tal proposito, molti mi state chiedendo cosa si mangia in Russia. Ecco, si mangia grechka sostanzialmente, che è grano saraceno. È buonissimo a dire il vero, però qua si trova veramente ovunque, è proprio ubiquitario. Due cose si trovano, la grechka e le patate coi funghi, però in generale questa cosa ci facciamo un altro video. E poi al di là dei pasti ci sono un sacco di attività da fare, tipo c'è la camminata nordica, c'è fare un po' di stretching, oppure c'è la spa, dove puoi farti fare dei massaggi, i massaggi con le pietre calde. E devono far mettere sta roba che è palesemente un perizoma da donna. Oppure puoi andare nella piscina, oppure puoi andare nella palestra, o ancora nel bagno turco, nella sauna. Insomma, ragazzi, una vitaccia, esattamente. Però
Devo dirvi la verità, io dopo due giorni che sono qua mi sono già un pochettino rotto le balle, e siccome mi hanno detto che qui vicino c'è un villaggio molto bello, è lì che stiamo andando stamattina per vedere Pios. Pios è veramente stupenda, è la grande scoperta di questo viaggio, devo dire la verità, perché è una delle città più piccole di tutta la Russia, tipo la sesta città più piccola, ma allo stesso tempo una delle più famose, dove molti turisti russi vengono, stranieri non ci vengono, e che ha una storia bellissima, primo perché in tempi antichi era un posto strategico dove c'era una dogana sul Volga, cioè si controllavano i passaggi delle merci. Poi c'è quella chiesa là bellissima, che è stata costruita dopo la vittoria contro Napoleone, e questa dove sono adesso è l'antica piazza del mercato, perché appunto qua c'erano tanti commerci, era un posto strategico. Un altro motivo per cui Pios è molto popolare è perché è la città natale di un famosissimo pittore russo che è Leviatano, non so bene, che era famoso per due cose: uno per i colori dei cieli che dipingeva, e secondo perché lui mischiava diversi paesaggi. Per esempio prendeva un paesaggio a 100 km da qua e ci dipingeva sopra le chiese di Pios. Cioè praticamente si potrebbe dire che è l'inventore di Photoshop in Russia. Anche per questo motivo Pios è una città amata dagli artisti. Molta gente viene qua per trovare ispirazione, perché è un posto effettivamente bellissimo, ma non per come appare, cioè per quello che ti trasmette. Sapete che ci sono quei posti dove c'è un'energia diversa, no? Dove ti senti meglio a prescindere. Non dipende da quello che vedi, riguarda quello che senti. E devo dire che non vedo l'ora di tornarci, soprattutto in autunno, perché questi alberi devono avere dei colori pazzeschi nei mesi autunnali. Ma vediamo se riusciamo a recuperare un altro invitino più avanti. Nota a margine di cultura russa: è bellissimo entrare nella chiesa, come in qualunque chiesa ortodossa in Russia. Veramente le esperienze che si provano lì dentro sono qualcosa di incredibile. E tra l'altro, quasi mi dimenticavo, se entrate in una chiesa ortodossa, il segno della croce non si fa con la mano aperta e con la spalla sinistra, ma si fa con la mano chiusa e sulla spalla destra per tre volte, in questa maniera qua, perché questo è il modo in cui lo fanno loro. Abbastanza sorpresa, ci siamo trovati in questa guest house tradizionale, che è gestita da una signora anziana con cui siamo stati a chiacchierare quei tre quarti d'ora, un'ora, e lei ci ha raccontato tutta la sua vita, la sua storia, di come ha sposato un francese, che poi sono tornati a vivere in Russia, e per scegliere dove stabilirsi hanno viaggiato 7000 km per poi trovare questo posto qua, che era il più bello di tutti. Ecco, se io penso alle emozioni che ho provato stando un'ora a parlare con lei, dove mi sono sentito come da piccolo quando parlavo con mia nonna, e confronto con quello che ho provato in due giorni in un albergo a 50 miliardi di stelle, cioè ragazzi, non c'è proprio storia, non c'è paragone. E in questo c'è un po' l'antinomia della Russia moderna, no? Che da un lato spinge verso la direzione dei nuovi miliardari che costruiscono alberghi di lusso, lusso sfrenato, macchinoni, eccetera eccetera, quando la vera Russia la si trova nelle campagne, la si trova in queste situazioni intorno al focolare, e di certo non nelle grandi città, non a Mosca, non a San Pietroburgo, ma nelle campagne. E mi è venuta una voglia enorme di fare un viaggio in macchina attraverso tutti questi piccoli villaggi che si trovano nelle campagne, perché davvero secondo me c'è un tesoro umano talmente bello e talmente nascosto che non può non essere raccontato, ed è quello che cercherò di fare in questi vlog a piccole dosi, in questi Moscow Diaries. Insomma, che la nostra gita è terminata, devo dire esperienza molto 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 positiva, mi stavo iniziando un po' ad abituare, devo dire la verità, e a dire il vero ci sarebbe stato tantissimo un bagno in piscina. Stasera, a proposito, voglio lamentarmi perché nella nostra navetta non c'è la piscina, cioè dimmi se questo è il modo di organizzare le cose, non lo so, gdje bassini. I agree with you. Was organization. It was one of the most beautiful trip, and the Pios is a place itself. It's just another dimension. Place. And I want to come back. Let's come back for autumn. Yes, I also will come back in autumn. Mm-hmm. And autumn is very nice. Yeah. And in the end of this beautiful trip, I had such a beautiful present. Ah, dici il bagaglio là dietro. Yes, 6 years ago, one very talented painter started to paint it, and then he just disappeared. And can you imagine 6 years after, I forgot about him and about this painting absolutely. And he just like appeared, like, hello, Santi, do you remember me? Quanto parli? Basta! You think only you Italian are so long
fucking long speaking people, ah? Dove dire un po' come è andato il viaggio, non è che devi raccontare la storia della tua vita, cioè. Insomma, che l'idillio della campagna è terminato, torniamo in città e il video lo chiude Sati. È un giorno come un altro a Mosca. Brava! E cosa si fa in un viaggio di 6 ore di pullman in Russia? Baracchino di Grejka e Maradona Cilentano! E chi ci ammazza, ragazzi? Производство студии Интеркапитал. Адриано Челентано и Арнелло Мутти в фильме «Безумно влюбленный».